Enrico D'Agostin, presidente USD Barbisano Eclisse, buonasera. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Allora, Barbisano Eclisse, società calcistica di prima categoria Veneta, Girone G, presidente che circa un mese fa, era il 23 di settembre, ha festeggiato i suoi primi 50 anni. Ci può raccontare com'è andata, presidente? Beh, è stata una giornata straordinaria per noi. Penso che per tutto il gruppo del Barbisano Eclisse, dal sottoscritto al consiglio direttivo e a tutti coloro che gravitano attorno alla nostra società, i collaboratori, volontari, eccetera, ce la ricorderemo per un bel pezzo. È stata una giornata organizzata alla grande. Piccolo appunto, ringrazio te, ringrazio Elio Calleghe, ringrazio Massimo Mellis, che siete stati un po' gli artefici dell'organizzazione di questa giornata, dove appunto la nostra società ha raggiunto un traguardo molto molto importante. Anno di fondazione 1967, tanto è successo in questi anni. Assolutamente. Lei da quando, presidente, da Allora quando sei entrato? Ci diamo del tuo, presidente. assolutamente. Io sono entrato nel 2009-2010. Ho iniziato praticamente in quell'epoca. Il 2017-2018, la stagione attuale per me è il nono anno di presidenza. Quindi, se vogliamo suddividere i mandati di 4 anni in 4 anni, inizio, diciamo, il terzo mandato di 4 anni. Se tutte le cose funzionano, se tutte le cose Se tutto va bene. vanno come se tutti il I puzzle pezzi si si incastrano incastrano. tra di loro. Senta, presidente, 50 anni, abbiamo anche nell'occasione della festa, abbiamo anche presentato un po' il settore giovanile, che è una novità di queste ultime stagioni. Assolutamente, qua non posso prendermi da solo tutti i meriti, però mi ricordo benissimo che un punto, che quando alcuni rappresentanti del vecchio Barbisano Eclisse e comunque anche attuali dirigenti mi hanno chiesto di fare il presidente, io ho accettato di buon grado e avevo posto un po' questa condizione che si potesse cominciare anche con il settore giovanile. Non è successo il primo anno perché ormai non eravamo nelle condizioni temporali di poter organizzare la squadra, però nel 2010-2011 siamo partiti grazie anche alla collaborazione col Carini Pivigina, siamo partiti con una squadretta di pulcini e da lì di anno in anno siamo cresciuti fino al giorno d'oggi dove andiamo a disputare tutti i campionati a livello provinciale, dai primi calci fino alla juniores, quindi primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi e juniores, tutti quanti a livello provinciale. All'incirca quanti sono i ragazzi Ma iscritti qui a Barbisano? quest'anno, compresa anche diciamo della prima squadra, facciamo un totale complessivo, siamo circa 140 tesserati, ci sono circa 140 ragazzi tesserati. Tanti progressi allora negli anni, sia per quanto riguarda la squadra, ma anche per quanto riguarda le strutture, gli impianti. Assolutamente sì. In questi anni, quest'ultima decina d'anni, diciamo che più precisamente negli ultimi 4-5 anni, sono stati fatti dei lavori per migliorare le strutture dello stadio Don Battista di Barbisano. In primis sono stati ristrutturati gli spogliatoi, con uno sborso di denaro abbastanza importante. Parliamo di circa 25.000 euro. E nel frattempo, visto che la famiglia aumentava, siamo dovuti anche emigrare a Falge di Piave. C'era necessità di campi. C'era la necessità di avere un campo in più e siamo riusciti a trovare una sistemazione a Falge di Piave grazie a un accordo, grazie a una convenzione con la parrocchia di Falge di Piave e utilizziamo per il settore giovanile il campo sportivo dietro la chiesa appunto di Falge di Piave per gli allenamenti settimanali e per le partite di qualche squadra del settore giovanile. Ultimamente chi viene qui al Don Battista vede ci sono ancora lavori in corso, è un cantiere ancora aperto.
Assolutamente sì, dici bene Andrea. Le prime due opere sono state intervallate anche dalla costruzione, diciamo dalla posa in opera di un pozzo per l'irrigazione del manto erboso del Don Battista. E adesso stiamo andando incontro ad un altro investimento importante. Piano piano stiamo costruendo una casetta dove andremo a passare i nostri venerdì sera, dove andremo a svolgere anche altre attività che riguardano sempre la nostra società, tipo i tornei estivi che si raggruppano nel mese di giugno. Ormai c'è una tradizione di un torneo a 16 per pulcini e di molto importante, e anche di un torneo a 7 che si ripete ormai da 6-7 edizioni e che vede cimentarsi tanti giocatori anche di categorie importanti qui nel rettangolo del Don Battista. Questa è la situazione generale qui di Barbisano, che resta comunque, possiamo denominarla sempre, una grande famiglia. Assolutamente sì, questo è un po' il nostro grande, la nostra missione, chiamiamola così, dove appunto oltre all'attività sportiva si cerca di far crescere moralmente e anche appunto valorizzando quelle che sono le naturali, diciamo, attitudini sportive di un atleta. Sì, è importante. Adesso mi sono sbagliato un attimo, qua bisogna un attimo capire come distinguere le cose. Allora, parliamo di un ruolo fondamentale che è il nostro, di fare il sociale, ok? Però nello stesso tempo si ricercano anche quelle che sono le vere attitudini di un atleta. Perché si lavora su due fronti? Cerchiamo di lavorare su due fronti, perché c'è anche un sogno, diciamo, che se riesca un giorno a schierare una formazione giovanile a livello, diciamo, regionale. Questo è un po' il mio sogno. Sogno che deriva dal fatto che i ragazzi sono quasi tutti del territorio e quindi noi dobbiamo essere bravi a valorizzare a valorizzarli, trasmettendogli quelli che sono i valori fondamentali della vita. Chiudiamo con qualche risultato. Dietro di lei c'è un cartello che dice promossi in prima categoria, prima squadra che è da 5 anni sì, in prima categoria. Se non vado errato, a maggio del 2013, grazie alla vittoria nello spareggio di Mareno di Piave contro il Cordignano Calcio, siamo stati promossi in prima categoria. Stiamo affrontando il quinto anno consecutivo e penso che sia un successo importante per una frazione com'è Barbisano nei confronti del comune di Pieve di Solivo. Quest'anno siamo partiti, se vogliamo parlare solamente dell'aspetto calcistico, siamo partiti abbastanza bene e sono fiducioso. La squadra ha avuto un paio di domeniche, un paio di sbandamenti, un paio di sconfitte che possono anche starci, però nell'ultima partita di domenica qua in casa contro il San Martino con l'Umberto, che io reputo una squadra organizzata, la squadra sotto 2-0 ha saputo veramente con una grande forza d'animo, con un grande sacrificio e impegno raggiungere il 2-2, che è stato un risultato per noi importante. Speriamo di continuare così, la prossima partita ci vede impegnati a Fregona. Credo sia altrettanto difficile, perché secondo me la classifica attuale dei ragazzi di Mister Curzio non è veritiera, conoscendo il valore di alcuni elementi che compongono la rosa della squadra vittoriale. Un successo quindi quello che sta continuando della prima squadra sempre in prima categoria, ma successi sono arrivati anche dal settore giovanile. Assolutamente sì, la scorsa stagione i ragazzi del 2000 e
2002 e 2003, guidati da Mister Provitali e con tutto il suo staff tecnico di accompagnatori e di aiutanti, hanno vinto il campionato, il loro campionato, il loro raggruppamento, e hanno partecipato quindi per la prima volta alle finali provinciali per il titolo provinciale, appunto, ecco. Successo quindi questo importante e benaugurante per, anche per le altre squadre del settore giovanile. Assolutamente sì. Si partecipa, come ripeto, a tutti i vari campionati e col materiale umano che abbiamo a disposizione. E cercate di fare il vostro meglio. Si sta cercando di fare veramente del nostro meglio, assolutamente. Presidente, grazie mille della collaborazione, che dirle, buon lavoro e buona fortuna. Io ringrazio te, Andrea, e per il lavoro che svolgi anche all'interno del Barbisano Eclisse, e saluto tutti e lancio un ultimo appello. Venite a Barbisano, noi ci siamo, venite a vederci, venite a capire chi siamo, e le nostre porte sono aperte non solo per chi vuole giocare a calcio, ma anche per tutta quella gente che probabilmente non ha capito o non sa tutto il lavoro che si sviluppa attorno ad una società calcistica. Ancora grazie Presidente Enrico D'Agostin, Barbisano Eclisse, buona serata.